Dal 5 febbraio del 2021 è reperibile su Netflix il film L'ultimo paradiso, scritto e diretto da Rocco Ricciardulli con Riccardo Scamarcio protagonista. Scamarcio che comunque contribuisce anche alla scrittura della sceneggiatura e che produce il film con la sua Le Boschi, cosa che già aveva fatto con Il legame di De Feudis, ma anche con Gli infedeli di Mordini. Insomma, Scamarcio, che è un attore che a me piace molto, in questi ultimi anni sta lavorando tantissimo, ma non solo in veste di attore, bensì anche di produttore, di sceneggiatore, e questa cosa a me piace molto, come del resto mi è piaciuto L'ultimo paradiso, un film davvero particolare, un film stranissimo ma che ha saputo catturarmi e coinvolgermi, un film che può essere definito realistico ma anche fiabesco, un film dove l'aspetto surreale va ad abbracciarsi con l'aspetto reale quando meno te l'aspetti. Un film vietato ai minori di 14 anni perché sicuramente può presentare anche delle scene crude. Questa pellicola si svolge sul finire degli anni 50, ci troviamo in Puglia e facciamo la conoscenza del nostro protagonista Ciccio, che è un ribelle, interpretato da Riccardo Scamarcio, un ribelle che non vuole piegare la testa di fronte a certi soprusi. Il film parla dei lavoratori, lavoratori che insomma sudano per lavorare la terra, questi lavoratori che si trovano costretti poi a pagare questo ricco proprietario terriero che vuole sempre guadagnare di più, interpretato da un grande Antonio Gerardi, Antonio Gerardi che non troppo tempo fa avevo apprezzato tantissimo anche nei Predatori, film straordinario di Pietro Castellitto, ma indipendentemente da questo il nostro Ciccio è un ribelle perché vorrebbe che le cose cambiassero, vorrebbe che la giustizia trionfasse, quindi non ne vuole sapere di piegare la testa, di abbassare la testa e di far sì che questi soprusi continuino nella sua Puglia. La stessa Puglia in cui forse una storia del genere è accaduta realmente, perché il film, come si evince anche dal trailer, è tratto da una storia vera, da un racconto che era stato fatto allo stesso regista, da un racconto che forse ora è un po' nebuloso per il regista, di cui forse certi aspetti sono più chiari, altri no, ed infatti questo aspetto è importantissimo, no? Perché anche per come viene messo in scena questo racconto che è stato tramandato, si vede proprio che esso presenti degli aspetti molto realistici, duri e crudi, e degli aspetti quasi più fiabeschi, quasi più surreali, che sono anche sinonimo di un racconto tramandato magari da persona a persona che può avere dei momenti nebulosi, visto che magari non si è vissuto in prima persona. E tutto ciò in questo film di quasi 2 ore viene messo in scena, secondo me, nel migliore dei modi, con anche un certo coraggio sul finire della pellicola di andare oltre, di fare un qualcosa che potrebbe far storcere il naso agli spettatori magari più generalisti, perché diciamo che si va a abbracciare anche un po' un aspetto più surreale. Ma tornando a Ciccio, Ciccio è questo ribelle che è sposato, ha un figlio, però non ama sua moglie, interpretata da Valentina Cervi. Certo, le vuole bene, ma è innamorato di Bianca. Bianca, che è interpretata da Gaia Bermani, che per lui è come la Madonna, cioè veramente la ama incondizionatamente, vorrebbe scappare insieme a lei. C'è un piccolo problemino. Questa sua amata, la nostra Bianca, è proprio forse la figlia di Compaschettino, quindi di una delle persone, sì, più importanti del paese, ma una di quelle persone che sicuramente fa soffrire il paese, che sfrutta i braccianti, e quindi Ciccio vorrebbe ribellarsi a Compaschettino. C'è sempre un grande rispetto tra i due, anche quando si parlano, tra le righe si evince che vorrebbero dirsi qualcosa in più, ma vige sempre rispetto, perché comunque la famiglia di Compaschettino è una famiglia mafiosa, lui può essere considerato un boss, e quindi bisogna avere anche paura a ribellarsi, però la paura non ce l'ha Ciccio. Cosa comporterà tutto ciò? Ovviamente il nostro Ciccio riuscirà anche ad unire insieme più persone, questi braccianti, che con coraggio, grazie a Ciccio, decideranno di ribellarsi al nostro Compaschettino, ma non solo, perché non è l'unico che cerca ovviamente di guadagnare illecitamente, di possedere tutto e ancora di più, ma ci saranno anche altri personaggi in questo film che non vi dico che fine faranno. Il film riesce ad essere molto sorprendente dal momento in cui intanto noi veniamo catapultati in questa Puglia, veramente in questa Puglia di fine anni 50, bellissima, con una fotografia splendida di Gianfilippo Corticelli, questa fotografia calda, quasi color pastello, che ci immedesima ancora di più
in questo quadro straordinario chiamato Puglia. Ogni sequenza riesce quasi in maniera poetica a trascinarti dentro la vicenda. È un film che si basa molto anche sui silenzi che si contrappongono a una musica veramente ispirata, riuscita, che accompagna bene le sequenze che noi spettatori vediamo. Noi spettatori sin dall'inizio ci chiediamo quale fine potrebbe fare Ciccio, perché comunque Ciccio alla fine è un ribelle che si ribella, perdonatemi la ripetizione, contro un pezzo grosso. Solitamente sappiamo cosa potrebbe accadere a questo tipo di persone. Diciamo però che una determinata cosa accade prima del previsto e quindi te spettatore ti domandi e ora che succede? E ora come andremo avanti? Ed ecco che allora la genialità di Ricciardulli anche in sceneggiatura si fa sentire, perché forse Scamarcio risorge dalle sue ceneri, perché forse Ciccio risorge dalle sue ceneri con un altro nome, Antonio, Antonio e Ciccio. Ciccio non è Antonio, ma forse Antonio può prendere il posto di Ciccio. Sì, no, chi lo sa? Ovviamente non voglio rivelarvi niente, vi posso solo dire che non mi aspettavo questa cosa, non mi aspettavo che la seconda parte del film si orientasse verso una determinata direzione che poi porta il film ad acquisire ancora più punti sul finale. Ovviamente è difficile parlarne senza poter rivelarvi niente, quindi tra un attimo inizierò la parte spoiler per dirvi ciò che più mi ha colpito di questa pellicola, che dura quasi 2 ore, ma che attraverso questa fotografia così bella, attraverso questa messa in scena sicuramente posata e pacata, no? Si utilizza molto il cavalletto, si utilizza veramente un tipo di regia classica, non si va incontro ad una regia frenetica, ad una regia sicuramente che porta avanti un ritmo troppo veloce o serrato. Grazie al montaggio, questo film risulta essere, dolcemente lento, ma di una lentezza che mai annoia. È un film dove veramente puoi perderti, su questi campi, su questi campi che sono bagnati sotto, no? Come dice un po' il nostro compaschettino al giovane Ciccio. Quando i due parleranno, dal momento in cui Compaschettino ha scoperto che la figlia Bianca ha una relazione con un uomo sposato e che quindi non è più quella donna onesta che lui considerava. Proprio lui che comunque abusa delle giovani braccianti, proprio lui che comunque abusa di ragazzine molto piccole. E quindi è un film che comunque si può vedere attraverso varie sfumature del padre padrone. Dunque, io non continuo con questa parte generale perché altrimenti vi rivelerei ciò che più mi ha colpito e vi invito a chiudere il video se non avete visto il film, che purtroppo è reperibile solo su Netflix e non al cinema, però lo sappiamo che con questa situazione, le sale chiuse, i film bisogna ovviamente accontentarci di vederli sulle piattaforme. Prima di chiudere però vi dico di farmi sapere la vostra qua sotto nella sezione commenti e vi allego anche il link alla nuova puntata di Facce di Nerd dove ho avuto il piacere di partecipare con Matioski, Victor Laszlo e compagnia bella. Abbiamo parlato di tanti temi interessanti dalla nuova serie Wakanda per Disney Plus, per il Marvel Cinematic Universe, fino ad arrivare a The Mandalorian, candidata ai Golden Globe, un premio meritato oppure no, una candidatura meritata oppure no. Insomma, andate a vedere tutto ciò e vi ricordo che nelle info del video troverete anche i link per seguirmi sulle mie pagine social, ma anche per abbonarvi al canale e abbonandovi, oltre a sostenere economicamente il mio operato su YouTube, potreste ricevere anche tanti contenuti extra in cambio, oltre alla normale programmazione quotidiana. Tutto qua sotto. Detto questo, ragazzi, io inizio a rivelarvi i momenti che più mi sono piaciuti e che più mi hanno colpito. Dunque, innanzitutto, io sin dall'inizio mi aspettavo che Ciccio potesse morire, perché ti metti contro veramente un pezzo grosso, ti metti contro un delinquente, uno che controlla le terre e che è ammanicato. Insomma, mi aspettavo che facesse una brutta fine Ciccio e che non potesse coronare il suo sogno di vivere una storia d'amore in Francia, a Parigi, con la sua amata Bianca. Molto belle anche le scene intense di sesso, no? Quando i due fanno l'amore, ci sono queste scene girate molto bene in cui trasuda tutta la passione, tutto il sentimento che i due provano. E l'ardore, anche proprio la voglia maniacale di prendersi
e di godere del corpo dell'altro. Si vede come Richard Dully riesce proprio a far trasparire ogni cosa, a differenza invece del rapporto che Scamarcio ha, Ciccio ha con la moglie, interpretata da Valentina Cervi, a cui sì, dimostra di voler bene, ma non certo di amare. Sicuramente Ciccio è un personaggio che nella storia è esistito davvero, è esistito più volte, non solo in questo racconto tramandato dal regista. E ovviamente possiamo fare riferimento a tanti eventi storici di persone che hanno provato a ribellarsi, pensiamo anche nella mafia, e che purtroppo hanno avuto poi una brutta fine. Solo che non mi aspettavo che Ciccio morisse già a metà film. Il momento in cui Ciccio porta la lettera perché è intenzionato ad andarsene con Bianca e con Paschettino gli mostra la terra bagnata, e in quel momento, pa, una vanga sulla testa, e lo uccide a vangate e poi a coltellate. Una scena cruda, una scena d'impatto che allora sicuramente mi aspettavo potesse accadere, ma non a metà film, perché dicevo, se adesso è morto, cosa accade? Cosa accade? Ecco che allora faremo la conoscenza di Antonio. Antonio, il fratello che era riuscito a scappare dalla Puglia, che ora vive al nord, promesso sposo alla figlia del suo capo, lavora in una fabbrica, è identico a Ciccio, fratelli gemelli, che siano la stessa persona. Dunque, Antonio, torna in Puglia per il funerale del fratello, capisce quanto la situazione sia disarmante, capisce quanto con Paschettino sia veramente un uomo che vale niente, e quindi sta vicino alla madre, sta vicino alla madre, sta vicino alla sorella, cerca di capire più cose possibili, ma poi se ne va. Se ne va sempre con sé però la foto di lui e del fratello piccoli insieme, questa foto in bianco e nero, questa foto dove i due possono sembrare interscambiabili, e forse grazie anche a quella foto, grazie anche ad una vita al nord che non sente sua, sente le radici della Puglia che lo richiamano, no? L'ultimo paradiso non è solo ovviamente l'ultimo paradiso inteso come cognome dei protagonisti, ma forse l'ultimo paradiso per i nostri protagonisti è proprio anche il loro luogo di origine, in cui vogliono tornare, in cui sono cresciuti, perché comunque puoi allontanarti quanto vuoi, però poi Antonio torna per onorare il fratello, per aiutare la famiglia, per scoprire cosa in realtà sia accaduto. Ma prima che ritorni c'è un altro evento inaspettato che mi ha sicuramente colpito, la morte di Compaschettino. Una morte che avviene nello stesso modo in cui è stato ucciso Ciccio. Non sappiamo chi l'ha ucciso, e la cosa più bella del film è che nemmeno te lo svelano sul finale. Noi sappiamo che era partito da poco Antonio, potremmo pensare che sia stato lui, però era già sul pulmino che stava tornando nella sua città. E vabbè, io vi dico la mia, poi ognuno potrà pensare come vuole, però secondo me è stato il padre di Antonio e Ciccio. Se ci fate caso, si vede solo mezzo busto, camicia e pantaloni, che sono gli stessi indumenti che porta quando è in casa poco prima, mentre proprio parla col figlio, dicendo che purtroppo chi combina certe cose, come ha fatto Ciccio, poi va incontro a dei problemi. Ci sono sempre delle conseguenze. E questa frase è anche importante e rivelatrice, perché ovviamente anche con Paschettino ha fatto determinate cose e ora si becca le sue conseguenze. Quindi sicuramente, secondo me, è stato il padre. Poi potrebbe essere stato chiunque, forse anche Antonio, forse Ciccio, chi lo sa, perché è un film che poi strizza l'occhio anche al surreale, quindi ognuno può vederci tante cose, le chiavi di lettura sono infinite, ma ecco che torna Antonio. Ecco che torna Antonio in questo finale in cui il realismo lascia da parte il surreale, in cui si taglia i baffi, in cui si rende conto che la foto di questa giovane donna in casa, ormai del defunto Compaschettino, è molto simile alla foto che teneva nel portafoglio suo padre e che sua madre trovò, forse un padre dedito al tradimento, così come lo era Ciccio. Per un attimo ho pensato, stai a vedere che Bianca era la sorellastra di Ciccio, sarebbe stato assurdo, no? Ma anche un bel colpo di scena. In realtà no, era l'altra sorella, cioè la sorellastra di Bianca era la sorellastra di Ciccio e Antonio. Da un lato meglio così. Ecco però che dopo aver lasciato una lettera alla sua compagna al nord, dove le diceva che sarebbe tornato a casa sua, quindi legame familiare, torna in questa Puglia che ti lascia andare e ti lascia tornare, no? Che è sempre pronta ad attenderti e
e dove potresti camminare a lungo, cioè anche come vengono messi in scena questi campi, no? Come vengono descritti, come vengono mostrati questi campi in cui sembra veramente di camminare su questa distesa paradisiaca che non termina mai. Ecco che Antonio in quel frangente deve dire una cosa a Bianca, ti devo dire una cosa importante. Bianca lo vede ed è come se vedesse il suo ciccio, o forse lui è diventato ciccio perché la vuole sposare, le fa chiudere gli occhi come faceva sempre Ciccio, sia quando la morde la cosiddetta vipera, che in realtà non era una vipera, quando le vuole dire che vuole andare via con lei. Ecco che Antonio impersonifica Ciccio, forse è sempre stato Ciccio, questo finale surreale in cui lei ha il vestito rosso che Ciccio le aveva promesso, cadono i petali, ci sono tutte le persone pronte a seguirli nella chiesa per sposarli. Questo finale sicuramente poetico, fiabesco, in cui l'aspetto realistico lascia spazio all'aspetto surreale, come in una fiaba. Tutto è bene quel che finisce bene, ma dopo aver sopportato anche un grande dolore. Un dolore che finisce invece con uno sposalizio, con un amore che trionfa. Sarà così nella vita di tutti i giorni, forse no, ma il cinema è anche magia, il cinema è sogno, il cinema è fiaba, il cinema è sicuramente ben portato avanti da Rocco Ricciardulli, che spero possa fare ancora coppia con Riccardo Scamarcio, che è bravissimo, anche in questo film lavora per sottrazione, sia nel molteplice ruolo, nel doppio ruolo di Ciccio e Antonio, è veramente splendido, bravo, grande Riccardo Scamarcio, Scamarcio che forse ora sta vedendo tutto, Scamarcio, scusate, Ciccio che forse ora sta vedendo lo sposalizio di Antonio e di Bianca, da dove? Dal paradiso? Chi lo sa, ma paradiso è lui, quindi va bene, quindi anche se non fosse morto va bene lo stesso, anche se si scambiano i ruoli. E questo finale mi ha veramente colpito, mi ha colpito perché porta il film ancora oltre a ciò che mi aspettavo. È un finale che potrà far storcere il naso, che cerca il realismo puro, che comunque poteva essere anche portato in scena con un finale del tutto simile, ma con l'avvicinamento di Antonio e Bianca, che nel corso del tempo magari si innamorano e stanno insieme. Che dire, veramente un film interessantissimo, un bel film. Un film ereditiero potremmo definirlo, perché comunque Ciccio lascia un'eredità ad Antonio. Quale eredità? Se stesso. Sono due personaggi interscambiabili, come dimostra la foto che si porta sempre dietro il nostro Antonio. Sono molto curioso di sapere la vostra, però ovviamente faccio i miei complimenti a tutto il team creativo di questo film, le scenografie di Isabella Angelini, i costumi di Grazia Matera, la fotografia di Gianfilippo Corticelli, i due protagonisti, ripeto, Gaia Bernani e Riccardo Scamarcio sono bravissimi, anche se secondo me uno dei più bravi attori in questo film è proprio Antonio Gerardi nel ruolo di Compas Chettino, e veramente all'altezza della situazione. Detto ciò, fatemi sapere la vostra, sono molto curioso. Comunque, L'ultimo paradiso è un film consigliatissimo che mi è davvero piaciuto e che merita di essere visto e sostenuto. E sono anche curioso di vedere e di sapere le vostre chiavi di lettura. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!